Siamo vicino ai 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon 2017! È stato un capodanno di successo a Teramo. Al di là delle immancabili polemiche, un capodanno partito in anticipo venerdì 30 gennaio, conclusosi ieri sera con il concerto del 1 gennaio di Mattia Briga. Gli eventi partiti la settimana precedente con le iniziative legate al Natale organizzati dal Comune di Teramo in collaborazione con l'Associazione Culturale Abruzzo nel Mondo e Musicomania ha visto il suo clou nel weekend appena trascorso e il successo di presenze non è mancato, indiscutibilmente. Fuggente, chi non la sa vedere il giorno dopo si perde. A volte è così bello non avere controllo, senza il peso del mondo sul collo. Sulle mani Teramo! Tralasciando la prima serata, forse quella un po' più in sordina, con il concerto di Regina, cover band e Queen, il veglione di Capodanno ha visto una piazza Martiri gremita per la performance di Giuliano Palma, artista di punta della serata, e con il successivo intrattenimento musicale dei Sosta Vietata. Serata impeccabilmente presentata da Maria Rita Persianti e Gianluca Pierannunzi, i quali hanno condotto i presenti al brindisi augurale del 2017 con il sindaco Maurizio Brucchi e l'assessore agli eventi Roberto Canzio nel bagno di folla di una piazza che ha risposto come doveva. Oltre 3.000 le presenze. Il trittico di Capodanno è stato chiuso ieri con il concerto di Mattia Briga. C'era molta attesa e per l'occasione sono arrivati diversi fan da fuori regione. Un migliaio di sostenitori ad attendere l'artista, famoso per la sua partecipazione al noto programma Amici di Maria De Filippi. Il rapper però ha deluso le aspettative. Arrivato in tutta fretta, ha deliziato i suoi fan per poco più di mezz'ora, con 5 canzoni del repertorio snocciolate in un mini concerto, dunque chiuso in anticipo poco dopo le 21. Tanto calore per nulla, verrebbe da dire, ma non è stato così in realtà. Teramo ha dimostrato di poter tornare ad essere vitale con la risposta della gente che, nonostante il freddo pungente, si è riversata in piazza. La performance di Briga era stata anticipata alle 15 dal Capodanno, riservato ai bambini, sempre in Piazza Martiri, con giochi e intrattenimenti vari. A detta di molti il vero successo dell'edizione targata Canzio. Ma per tirare un po' le somme di questi 3 giorni non si può e non si deve assolutamente parlare di flop, e forse se pecca c'è stata quest'anno, ma è tutto migliorabile per le prossime edizioni, è stata quella relativa alla comunicazione. Il Capodanno non ha chiuso le manifestazioni del Natale, si andrà avanti fino all'Epifania con altri appuntamenti per il 4 e il 6 gennaio, con un occhio già al prossimo anno. Il sindaco Maurizio Brucchi è già in vena di promesse, per San Silvestro 2018 ha già pronto il vero botto, a Teramo il concertone di Zucchero Sugar Fornaciari. Ogni volta che lo senti suonare.